Si è conclusa da poco la prima presentazione ufficiale di PlayStation 5 e sarò sincero, la visione del futuro di Sony mi ha emozionato. Nel corso dell'ultimo anno sono stato sempre ipercritico nei confronti di Sony e della sua strategia comunicativa lenta, fatta solo di allusioni e promesse. Con la presentazione di stasera, Sony ha spazzato via qualsiasi dubbio, dimostrandosi pronta a entrare sul campo di battaglia della next gen, e lo ha fatto nel migliore dei modi possibili. Vorrei condividere con voi qualche ragionamento a caldo su quanto è stato visto stasera e iniziare a ipotizzare cosa è lecito aspettarsi nei prossimi mesi. Mi raccomando, sono proprio curioso di sapere la vostra nello spazio dei commenti. Parliamoci chiaro, per me il reveal di PS5 è stato gestito in modo perfetto, tanto nella forma quanto nei contenuti. Per cominciare, ci è stato mostrato tutto quello che era stato promesso, e anche molto di più. Dopo mesi di aspettative tradite e lunghissime presentazioni passate a raccontare le potenzialità dell'hardware, abbiamo finalmente la possibilità di vedere cosa ci aspetta nel prossimo futuro e quali saranno i benefici della next gen. Ha una qualità grafica a tratti impressionante, si è unita alla funzionalità dell'SSD, che ha mostrato degli scenari fino ad ora impensabili. Sul serio, ho avuto la pelle d'oca nel vedere i repentini cambi di ambientazione in game di Ratchet & Clank, un gioco in grado di distruggere completamente il concetto di schermata di caricamento. Più del ray tracing e dell'8K, questa è la prima cosa veramente next gen che è stata mostrata al grande pubblico. Ma vi immaginate le potenzialità dietro a un avanzamento del genere? Si aprono degli scenari di gameplay incredibili che potrebbero riscrivere le leggi del game design. Muoio dalla voglia di vedere come sviluppatori alla stregua di Valve saranno in grado di sfruttare una potenzialità del genere, magari in un Portal 3, o come sarà molto più semplice strutturare una narrativa alla BioShock Infinite con una tecnologia del genere. Secondo me con PS5 e la next gen, così come ha dimostrato anche Deathloop in chiusura, ci ritroveremo a ragionare proprio su questi parametri, non solo sull'eliminazione dei caricamenti, ma sulle possibilità dettate dal multiverso, dai viaggi spazio-temporali e dai paradossi logici. Gli open world si espanderanno notevolmente virando all'interno del territorio dei roguelike con mappe procedurali, come sembra suggerire Returnal. Insomma, sono esattamente queste le cose che volevo vedere, l'avanzamento tecnologico applicato concretamente al gameplay, il che ha trasformato la live in streaming in qualcosa di più di una semplice carrellata di teaser trailer in computer grafica. Certo, molte cose saranno solo dei target render e non rappresentano il gameplay finale, ma preferisco di gran lunga dei concept avanzati di gameplay piuttosto che i trailer cinematografici alla Assassin's Creed Valhalla. Alla luce di quest'ultima presentazione e del primo Xbox 2020 di Microsoft, va ripensata anche tutta la strategia del silenzio di Sony. A conti fatti, temporeggiare è stata una strategia vincente e ha permesso all'azienda giapponese di mostrarsi subito al pieno delle sue capacità. Series X, dopo un reveal inaspettato, ha presentato la sua lineup con un fare zoppicante, quasi come fosse stata presa dalla fretta. Microsoft, nonostante le difficoltà tecniche, non ha rinunciato a una presentazione dal sapore casareccio, fatta di green screen, setting casalinghi e qualità altalenante. Ma soprattutto, pur di arrivare prima, ha preferito iniziare con un antipasto tiepido, che non ha saputo trasmettere lo stesso impatto emotivo dello show di Sony. L'ora di livestream è stata studiata alla perfezione. Un ritmo serrato e poche interviste introduttive, quasi fossero uscite da uno studio di posa, hanno lasciato il centro dell'attenzione esclusivamente ai giochi. Soprattutto non si è trattato di una semplice sequenza di trailer, ma è stato un video attraversato da una narrazione fatta di suggerimenti sonori e indizi visivi. Si è venuta a creare una tensione continua, sottolineata dalle iconiche forme dei pulsanti che irrequiete si riconfiguravano nello spazio tra un trailer e l'altro. Non tutti i titoli avranno catturato il favore del pubblico, ma è innegabile che quantità e qualità siano andate a braccetto in un'offerta dove qualsiasi tipo di giocatore avrà trovato stimoli per il suo interesse, per arrivare poi a quel reveal finale accennato in continuazione durante tutta la trasmissione, la forma di PS5. E vorrei utilizzare lo spunto di questo reveal per riflettere con voi su come Sony stia impostando il progetto PlayStation 5.
Lo dico da subito, non sono un grande fan di questo design pseudo-futuristico, di netta rottura con la tradizione. Capisco dove voglia arrivare Sony e quale sia il discorso alla base, anche di forte contrapposizione con lo squadrato razionalismo di Series X, ma questa voglia di differenziarsi a tutti i costi, a partire già dall'estetica, mi ricorda i tratti meno riusciti dell'operazione PlayStation 3. In più sì, la presentazione è stata giustamente incentrata sui giochi, ma il reveal è stato accompagnato da una sequenza di periferiche che sembrano voler sottolineare l'anima multimediale della console, che tra telecamera, telecomando e cuffie wireless mi ha fatto subito ricordare il disastroso lancio di One e del suo Kinect. Anche la doppia versione della console ricalca da vicino le sperimentazioni di Microsoft nella corrente generazione. C'è veramente bisogno di una differenziazione a livello di supporto di riproduzione? Oltre al fatto che esteticamente il lettore sembra un'aggiunta dell'ultimo secondo al design ufficiale, avrei preferito di gran lunga una divisione come accade tra PS4 e PS4 Pro, e sono curioso di sapere se queste due nuove PS5 avranno altre differenze hardware al loro interno. Insomma, continua la politica di Sony che mette al centro di tutti i giochi con le sue esclusive first party, e quanto partorito dai PlayStation Studios non può non aver emozionato, ma il reveal della console getta qualche ombra su una presentazione altrimenti impeccabile. La partita è ancora aperta e ci sono tantissimi punti da mettere in chiaro. La presa di posizione di Sony a proposito della retrocompatibilità, il prezzo finale della console e la gestione di servizi in grado di competere con l'offerta super aggressiva di Microsoft. A questo punto però mi voglio fidare di Sony e di come ha deciso di gestire l'approdo di PlayStation 5. Sono felice che sia stato dato uno scossone del genere, perché con una tale dimostrazione ora Microsoft non può far altro che rilanciare ancora più in alto con il prossimo Inside Xbox. Insomma, poracci, è notte fonda e forse dovrei dormire, ma sono troppo emozionato mentre scrivo, registro e monto questo video. E sapete perché? Perché siamo ufficialmente entrati nella next gen e oggi PlayStation 5 ci ha mostrato il futuro del videogioco. Io sono il Poro Michele, voglio dormire, ciao!